Vigilia di 20° turno di campionato, siamo in compagnia dell'amministratore delegato Paolo Carasso della Rinascita Basket Rimini. Arriva la partita con la Fortitudo, Paolo, arriva anche un Palasport completamente esaurito, un Flaminio sold out a 2 giorni dalla partita. Sì, credo che sia una cosa assolutamente straordinaria. Sono anni che questo non accadeva, ma la cosa più straordinaria è l'ideazione di questa iniziativa, Riviera Banca Day, unica oggi in Italia, e mi piace sottolinearlo, questa iniziativa di dedicare completamente una giornata così importante e particolare al nostro main sponsor. Tante altre realtà cestistiche italiane ci hanno chiesto come riusciamo ad organizzare questa cosa qui. Ecco, io credo che in questo momento sia giusto sottolineare i grandi meriti della società Rinascita, dello staff di comunicazione e marketing, capitanato ottimamente da Simone Campanati. Hanno fatto un lavoro straordinario non solo nel mettere in pratica questa iniziativa, ma anche nella comunicazione, e questo lavoro straordinario che ormai da anni continua con grande coerenza e con grande professionalità ha portato a quello che oggi è un risultato, ripeto, veramente straordinario. La parte più straordinaria è che oggi noi i 3.118 biglietti venduti sono 3.118 biglietti destinati per il 90% al popolo riminese, ma vi assicuro che abbiamo dovuto dire no a tanti riminesi, e questo a malincuore, perché c'è un obbligo che il 10% ci obbliga a darlo alla società ospite, perché noi oggi avremmo soddisfatto il nostro sogno, riempire il Flaminio al 100% con il popolo riminese. Questa è una cosa, ripeto, per la nostra realtà straordinaria va sottolineati i meriti, vanno sottolineati i meriti delle persone che hanno consentito questo, e soprattutto questo va urlato ai 420, perché tutta Rimini si sta svegliando e tutta Rimini supporta questa iniziativa, ripeto, veramente incredibile e straordinaria, che è Rinascita Basket Rimini. Sarà un bellissimo impatto, un bellissimo clima, anche proprio per il vostro main sponsor, Riviera Banca. Nella giornata del Riviera Banca Day non poteva esserci un contenitore migliore per questa occasione. Assolutamente sì, lo dicevo prima, è proprio un regalo ad hoc per il nostro magnifico sponsor. Proprio ieri siamo andati a mangiare assieme al direttore generale, al presidente Caldari, e c'è un'unità di intenti che è veramente incredibile e veramente bella. Anche loro come istituto proprio si spendono per queste iniziative, hanno uno staff di ragazzi straordinari, eccezionali, che prima all'inizio magari lo facevano per lavoro, oggi lo fanno anche loro per passione. Chi viene al Flaminio viene per divertirsi, viene per respirare aria positiva, lo trasmettono le persone che fanno parte del Flaminio, lo trasmette la curva. Un'altra cosa che mi piace sottolineare, lo facciamo sempre troppo poco, anche con i mass media, noi abbiamo una curva straordinaria. Noi abbiamo una curva che fa alzare in piedi 3.000 persone al Palazzetto dello Sport Flaminio. Non è una cattedrale del deserto, non è una chiesa che nessuno batte le mani, ma c'è una partecipazione comune, collettiva. E questo mi piace sottolinearla, ed è questo il grande regalo che noi andremo a fare a Riviera Banca. Uno spettacolo assolutamente straordinario, e sarà un omaggio vero e proprio che la nostra società vuol fare al nostro magnifico main sponsor. E credo che le iniziative, le sorprese che a Simone e il suo staff ci hanno preparato ci faranno veramente sobbalzare dalla sedia e lasciare a bocca aperta e occhi spalancati. Uno spettacolo unico, sarà un evento nell'evento, c'è poi Paolo anche la partita da affrontare, arriva la Fortitudo, una tra le società più blasonate d'Italia. In chiave tecnica, che partita sarà? Come te le immagini? Quale sarà l'impatto di un match molto sentito contro una squadra che ha anche dei giocatori pronti?
pronti e che hanno fatto nel passato la Serie A da protagonisti. Ma allora, guarda, la partita è sicuramente una partita dura. Fortitudo a Blasone, ma a giocatori e a uno staff tecnico con Luca Dal Monte, capo allenatore di grandissimo livello e di grande esperienza. Però quando si giocano queste partite qui, che per noi equivale a un derby, quando si giocano queste partite qui, onestamente sono partite che si preparano da sole, sono partite che non c'è bisogno di spiegare più di tanto. E ci sono due condizioni che si verificano. In questo caso, per quanto riguarda la nostra squadra, una è quella di vedere che cosa fanno gli altri e una invece di quello di pensare di che cosa noi possiamo fare. Ecco, io credo che in questo momento il nostro staff e la nostra squadra si debba concentrare principalmente sulle loro qualità, sulle nostre qualità, sul nostro sistema di gioco, sulla nostra capacità di creare gioco e sulla nostra organizzazione difensiva. Se noi siamo concentrati su questo, se noi crediamo fortemente in quello che noi facciamo, se tutti i giocatori si spendono per aiutarsi uno con l'altro e se il concetto di buttarsi su tutti i palloni che ha espresso in maniera ottima Jeff nell'ultima partita, vi apro una parentesi, il più grande applauso spontaneo e bello del Flaminio è stato fatto sul tuffo di Jeff Johnson in quella palla vagante nell'ultima partita. Questo è quello da far vedere ai nostri ragazzi, ragazzi che noi alleniamo, cioè il campione che si butta per terra. Ecco, io credo che se tutti quanti da quel piccolo gesto imparano a fare quel qualcosa in più per gli altri, a questo punto io credo che Rinascita abbia tutte le carte in tavola per poter uscire vincitrice, soprattutto perché per la prima volta la Fortitudo dovrà capire che cosa vuol dire giocare con un pubblico magnifico contro il Flaminio. Noi non avremo 12 eroi in campo, ma avremo 3.000 spettatori sugli spalti a spingere questa nostra fantastica squadra per una grande avventura. Vogliamo fortemente i playoff, era un obiettivo che ci eravamo posti, abbiamo le carte in regola per farlo. Oggi dico alla squadra e all'allenatore, crediamo fortemente al lavoro che stiamo facendo. Con quella non guardiamo tanto agli altri, pensiamo a far bene noi le nostre cose. La nostra qualità, il nostro talento, la nostra mentalità ci farà fare il salto di qualità anche contro la Fortitudo. E quindi credo che abbiamo tutte le carte in regola, ripeto, per fare una partita straordinaria, bellissima e portare a casa i due punti, che vorrebbe dire agganciare la Fortitudo, vorrebbe dire veramente fare un passo decisivo verso i playoff, che è un obiettivo onestamente si merita la società, si meritano i giocatori, ma soprattutto si merita Rimini, il popolo di Rimini, perché rappresentiamo in questo momento veramente la città al 100%, quello che vogliamo essere e quello che saremo. Grazie Paolo Carasso, amministratore delegato di Rinascita Basket Rimini, e buona partita per domenica. Grazie a voi, in bocca al lupo.